Io sono Giovanni Maggi, Gianni Maggi, candidato presidente, risiedo ad Ancona, sono nel movimento dal 2008, mi occupo di comunicazione con le multinazionali dei centri commerciali, nessuno è perfetto, e sono stato accanto ai consiglieri comunali dal 2009, della mia città, dal 2009 era un solo consigliere, al 2013 siamo quattro consiglieri. Sono particolarmente contento di essere qui a Pesaro perché Pesaro è un'enclave storica del Movimento 5 Stelle. Infatti nel 2009 ci furono due consiglieri comunali, Mirko a Pesaro e Adara a Fano, e quindi Pesaro insieme ad Ancona, che elesse anch'essa un consigliere comunale, era, come dire, il primo bocciolo del Movimento 5 Stelle nel Marche. Poi la provincia di Pesaro si è allargata, altre città e altri paesi hanno avuto gruppi, meetup del movimento, ed è la prima provincia che ha un sindaco del Movimento 5 Stelle, la nostra sindaco di Monte Labate. Ci siamo candidati, come saprete, online, tutti gli iscritti al movimento sono andati, che volevano candidarsi sono andati online, hanno messo la propria faccia e il proprio nome, gli iscritti del movimento hanno votato, questo è il risultato delle donne e degli uomini più eletti. Poi la stessa cosa è avvenuta per il candidato governatore. Al momento della nostra candidatura abbiamo firmato un impegno etico. L'impegno etico è quello di non essere iscritti a nessun partito, di non avere conflitti con l'ente regione, di prendere 2.500 euro al mese e di mettersi nel momento in cui non siamo più d'accordo, non siamo più in linea con i principi del movimento. Naturalmente queste cose in un momento in cui la politica dà il peggio di sé, e mi riferisco soprattutto ai 66 indagati della regione tra consiglieri, funzionari e collaboratori, è sicuramente un gesto che ci stacca completamente da quella che è stata la politica. Termino qui, abbiamo un programma che adesso in linea di massima i candidati di Pesaro vi illustreranno. Questo programma verrà poi posto all'attenzione di tutti i cittadini, come la consuetudine del Movimento 5 Stelle. Devo dire che noi corriamo per vincere noi. E quindi, perché le possibilità e la squadra, nessuno l'ha detto. Io mi chiamo Rossella Accoco, sono del Movimento 5 Stelle di Fano, ho 45 anni, sono sposata, due bambine, ho una laurea in scienze economico-bancaria e un diploma di specializzazione post-laurea in esperti in sistema di imprese. Sono accreditata presso la Regione Marche per la gestione, la progettazione e la rendicontazione di progetti comunitari, e con tutto questo collaboro con la provincia, con il CIOFU in particolare. E inoltre mi occupo di contabilità e bilancio di enti pubblici presso un parco nazionale, il Parco dello Zolfo delle Marche. Dunque, diciamo che da quando il movimento è entrato a far parte della politica, il ruolo politico, diciamo che abbiamo voluto dare un obiettivo diverso, cioè la politica non si deve occupare dei problemi, delle proprie, gestire le problematiche personali dei soggetti politici, ma la politica deve essere al servizio del cittadino, non il cittadino al servizio della politica. Per questo abbiamo inserito nel nostro statuto, diciamo, il termine massimo di due mandati. Purtroppo la cronaca di questi giorni, come diceva Gianni, non va in questa direzione. Abbiamo 66 consiglieri ed ex consiglieri regionali che hanno qualche problema con la procura, perché hanno fatto delle spese regionali un po' naif, diciamo, rispetto a quelle istituzionali, con i soldi privati, quindi con i soldi nostri.
noi per questo abbiamo firmato un impegno per regolamentare questa indennità dei consiglieri eletti del Movimento 5 Stelle, versando la differenza del nostro, della nostra indennità ad un fondo che verrà, un fondo verrà destinato alle piccole e medie imprese o comunque al welfare, comunque da gestire e regolamentare in base a comunque renderli pubblici, non metterli a disposizione del territorio. Bisogna inoltre dire che occorre recuperare alcune spese improduttive della Regione Marche, come ad esempio i vitalizi, spostando l'età del vitalizio da 60 a 65, come tutti i cittadini, per attingere alle pensioni. Quindi mi sembra una cosa equa e assolutamente da fare. La Regione abbiamo visto che risparmierebbe 4 milioni di euro annui. Noi entriamo per regolamentare, comunque per dare anche di vedere, di recuperare le spese, diciamo, superflue che la Regione Marche ancora ad oggi fa. Rinunciamo anche ai rimborsi elettorali, eh? I rimborsi elettorali che vengono dati a ogni partito, a ogni tornata elettorale, noi non li prendiamo. Io sono Alessandro Cascini, sono di Pesaro. E ho 46 anni, tre bambini e una quarta bambina che mi sta ascoltando da detta poco, non uscirà dalla mancia. Io sono ingegnere, ho una piccola azienda che si occupa di meccanica e conduco una piccola azienda agricola biologica. Uno dei temi fondamentali e importanti di cui anche mi sono occupato in questo periodo è la sanità. La sanità, che è un bene comune, una cosa fondamentale per la nostra quotidianità. E attualmente la sanità è ovviamente gestita a livello regionale e la politica ha dimostrato che la sua gestione è assolutamente inadeguata, è un'ingerenza in quello che deve essere un servizio primario, essenziale e garantito a tutti. Questo è dovuto al fatto che la politica cura fondamentalmente i suoi interessi senza riuscire a andare verso quelle che sono le reali esigenze delle persone, delle collettività e del territorio. Quindi quello che si è venuto a creare è un progressivo e lento, ma abbastanza inesorabile, smantellamento dei servizi e delle strutture. E di fronte a questa cosa la risposta che la politica non è riuscita a dare, perché sono risposte assolutamente inadeguate, perché sono finalizzate a giochi di potere e a lotte intestine partitiche, ha prodotto delle liste d'attesa che sono quelle che tutti conosciamo, una mobilità passiva che è devastante per noi, perché depaupera completamente il nostro territorio, e delle strutture dove gli operatori e gli utenti non si sentono assolutamente tutelati dal punto di vista sanità e salute. Questo è uno dei motivi per cui noi come Movimento 5 Stelle ci opponiamo fermamente alla privatizzazione dei servizi, perché sono veramente il bene comune a cui noi dobbiamo tendere. E come Movimento la risposta che noi diamo è una richiesta assoluta del diritto alla salute, una garanzia dei livelli essenziali di assistenza minimi garantiti per legge, la riduzione delle liste d'attesa, chiaramente è fondamentale per avere un servizio che tuteli tutto il territorio complessivamente, la guerra alla mobilità passiva e l'opposizione ferma a tutto quello che sono i contratti di partenariato pubblico-privato nelle strutture ospedaliere, perché le strutture ospedaliere sono opere fredde e non possono essere finanziate con meccanismi di incentivazione che premiano il privato dando solitamente dei servizi, mantenendo inalterata la spesa e quindi dovendo per forza ridurre quelli che sono i servizi che vengono erogati. Questo sarà declinato chiaramente sul territorio, tutto quello che noi viviamo a livello provinciale, perché chiaramente le elezioni regionali sono circoscrizionali, quindi limitate alla provincia, per cui noi declineremo questi principi a tutti quelli che sono le tematiche e i problemi che noi viviamo quotidianamente. Io sono Mirko Valerini, mi conoscete, vi volevo parlare io del discorso dell'acqua rifiuti ATA e ATO e sui trasporti. Il discorso dell'acqua rifiuti l'ho scelto perché è una tematica che ho sempre seguito al Consiglio Comunale ed è un argomento a noi molto caro. Noi come Parasanità siamo per una gestione più pubblica possibile, però pubblica veramente, mentre le amministrazioni che hanno governato la regione in genere, la provincia in particolare, vanno nella direzione opposta. Si parla anche di vendere quote ai multiservizi in proprietà al comune.
quindi io penso che se vengono altre quote il comune va in minoranza, quindi oltre che il controllo è sempre stato fittizio, non avremo più controllo della macchina di servizi. Noi per pubblico chiaramente intendiamo altro, intendiamo un discorso consortile tra i comuni. E per noi marca multiservizi, la gestione marca multiservizi è ASET un po' meglio, ma anche lì non ci siamo. Marca multiservizi non è una gestione pubblica, anche perché nella pratica abbiamo visto, soprattutto adesso che governiamo Montelabate, abbiamo visto cosa vuol dire questa gestione, che Montelabate vorrebbe cambiare direzione, cioè vorrebbe instaurare il porta a porta, ha chiesto un preventivo a Marco Multiservizi e non gli hanno neanche risposto, quindi ci rendiamo conto del potere che hanno queste multi-utility e la differenza cioè in teoria sarebbe Leato e Leata che controllano Marco Multiservizi, che danno le linee, in realtà non è così. E per quanto riguarda i trasporti, il trasporto pubblico è fondamentale, è una cosa molto importante. E io l'anno scorso avevo partecipato a una commissione in cui l'assessore Biancani ci spiegava come poter tagliare delle linee urbane, era costretto a tagliarle perché c'erano stati dei tagli da parte della regione. Noi, la regione Marche è quella che prende il rimborso chilometrico da parte dello Stato tra i più bassi in Italia, e la provincia di Pesaro è quella che prende il minor numero di rimborsi per i chilometri. Noi rispetto a Ancona abbiamo una disparità incredibile e questo porta purtroppo per forza ai comuni a tagliare. Però anche l'ultimo taglio che è arrivato dalla regione è stato in senso orizzontale, cioè non c'è stata una perequazione, una ricerca di recupero da parte della regione di questa differenza. E io capisco che i comuni, se devono fare una politica come noi auspichiamo, di disincentivo dell'uso dell'auto, ci troviamo in difficoltà quando hai una politica di tagli per il servizio pubblico, perché non possiamo avere un disincentivo dell'auto se non c'è un servizio pubblico efficiente. Abbiamo visto, adesso io prendo la città di Pesaro, da un servizio pubblico urbano, Ancona mi ha detto che è molto più efficiente, Pesaro è un servizio urbano diciamo che proprio è al limite. Io una volta ero qui in centro, dovevo andare, non uso l'autobus, dovevo andare in periferia con l'autobus, non ci ho capito niente, sono riuscito a prendere, l'ho chiamato e non sono fatto venire a prendere. Quindi un servizio pubblico significa che io salgo su un autobus, passo ogni 5 minuti, e questo è un servizio che può portare anche l'amministrazione comunale a allargare le zone di come si chiamano? ZTL. Le ZTL. Cosa che a Pesaro non si può fare, cioè è difficile farlo, perché altrimenti crea dei problemi importanti. Albert, io sono Francesca Fraga, 38 anni, faccio parte del gruppo di Acqualagna, non ci sente? Oggi. Sono sposata, ho due bambini, con mio marito gestisco un'azienda di allevamento agricola. Ho studiato ragioneria e anche ingegneria. Allora, per quanto riguarda le infrastrutture, noi abbiamo notato che praticamente l'amministrazione regionale ha una visione abbastanza inquietante delle infrastrutture regionali. Se prendiamo ad esempio il progetto sia dell'ospedale unico che dell'AE78, sulla carta praticamente verrebbero finanziati con il project financing oppure con il contratto di disponibilità. Cioè cose che che portano a uno spreco che alla fine andrebbe a ricadere sulle spalle di noi cittadini a favore di pochi. Un recente studio del CRESME, che sarebbe il centro di ricerche economiche e sociali del mercato, che praticamente è riconosciuto dal governo, è uno strumento che utilizza il governo, praticamente risulta che per ogni miliardo che il nostro Stato praticamente utilizza per finanziare le opere, le grandi opere, le infrastrutture, si creano 500 posti di lavoro. Praticamente ogni milione di euro mezzo posto di lavoro, mentre se lo Stato finanziasse il recupero, il dissesto idrogeologico, la manutenzione, la riqualificazione delle nostre infrastrutture come gli ospedali, le ferrovie, le strade,
cioè che sono infrastrutture che effettivamente ci servono nella vita quotidiana, praticamente si creerebbero dai 13.000 ai 18.000 posti di lavoro. Quindi abbiamo capito che praticamente i nostri amministratori queste cose le sanno, perché gli strumenti per venire a conoscenza di questi dati ci sono, ma fanno finta di niente, sempre a discapito dei cittadini e per favorire i pochi, sì, per le lobby, per i pochi, sì, per le lobby. Quindi noi cosa chiediamo? Chiediamo che vengano portati avanti questi tipi di finanziamenti, soprattutto per dare posti di lavoro ai cittadini. E noi siamo sicuri che l'amministrazione regionale è in grado di fare una cosa del genere, e soprattutto siamo in grado noi di farlo, perché ci teniamo ai nostri cittadini. Grazie. Io sono Domenico Durante, sono docente di scuola pubblica, precario, concertista di musica, mi alzo e sono anche abbastanza basso. Ho avuto esperienze lavorative sia in Italia, nel conservatorio, per esempio qui nelle Marche a Fermo, e adesso nel conservatorio di Siviglia per ben 2 anni, e in Italia sono docente precario, come dicevo. Ho collaborato al Movimento 5 Stelle dal 2010 circa, per quanto abbiamo avuto anche Mirko Valeri in comune, e adesso con gli attuali consiglieri che abbiamo nell'opposizione. Mi occupo prevalentemente di cultura, che è una materia, cultura, istruzione e turismo, una materia molto complessa, in cui in Italia oggi abbiamo una visione che io definisco settoriale, in cui infatti ci ha portato negli anni, ha portato noi molti studenti politici a dichiarare che con la cultura non si mangia, e questo perché c'è una visione settoriale, alla quale io e in generale noi dobbiamo alternare e contrapporre una visione che si potrebbe denominare transdisciplinare, nel senso che se noi investiamo in cultura pensando nell'ottica, nella qualità, che riusciamo praticamente a dare beneficio negli altri assessorati, noi ottimizziamo sia i fondi europei sia i fondi che provengono dal bilancio regionale. Quindi investimenti mirati che non sono soltanto isolati al settore culturale, ma che vanno a incidere negli altri settori. Questo è fondamentale. Esempi. Un esempio può essere, per esempio, i progetti di formazione, in cui se noi associamo alle logiche non più assistenzialiste, associamo per esempio la valorizzazione delle capacità personali delle persone, noi operiamo non solo nel settore culturale ma anche nel settore del lavoro. Un altro esempio può essere il settore turistico, in cui se noi parliamo di turismo ecosostenibile, quindi ci colleghiamo a quello che diceva anche Mirko prima, la possibilità di vivere un'esperienza turistica diversa utilizzando dei mezzi alternativi che non inquinano, noi lavoriamo anche sulla qualità dell'aria, migliorando anche il turismo. Stessa cosa quando parliamo di turismo enogastronomico, perché molto spesso sentiamo i nostri politici che parlano di turismo enogastronomico e poi magari comprano il San Cristiano, come è capitato in questi giorni. Il turismo enogastronomico significa prima di tutto potenziamento della piccola e media impresa, perché noi andiamo a lavorare sul chilometro zero, e questo è fondamentale. Significa sostegno alle famiglie, perché quando parliamo di forme alternative di turismo parliamo degli alberghi diffusi, per esempio, oppure andiamo a parlare delle fattorie didattiche. E quindi questi sono alcuni esempi, ce ne sono tanti altri che presenteremo più là. E quindi si parla di qualità della vita, qualità dell'alimentazione, che unita alle qualità dell'aria, anche gli investimenti nella cultura, vanno a incidere anche su quello che è il reparto, il comparto della salute. Si sa, se noi diminuiamo i fattori di rischio, diminuiamo sicuramente l'incidenza di alcune patologie e diminuiamo le spese sanitarie, cioè tutto va a tornare poi in una logica di ottimizzazione. E per fare ciò è necessario assolutamente scongiurare i tagli che sono stati fatti. Ho fatto un taglio di 15 milioni di euro nelle politiche sociali, ai quali ancora non sono stati calcolati i danni che deriveranno ovviamente dalle competenze provinciali, che non si sa ancora quali enti andranno assegnate. Sono stati tagli alle contribuzioni per esempio di musei, teatri, corsi di orientamento musicale, che non esistono più praticamente perché non esiste più quella spesa di budget, all'attività culturale in genere, proprio perché c'è una visione settoriale non transdisciplinare, ripeto. E non ultimo, e mi ha colpito anche in maniera personale, nel senso che lavorando a scuola mi sono accorto che i tagli che sono stati fatti a gennaio, per esempio sopra le contribuzioni per l'assistenza domiciliare dei disabili sensoriali, ha colpito pesantemente non solo le famiglie, noi operatori della scuola, perché io lavoro con questi ragazzi, e vi posso assicurare che la distanza che c'è tra la politica e il cittadino reale è notevole, perché non si sono resi conto dei danni che a gennaio ha provocato un taglio terribile, perché dei ragazzini che hanno delle problematiche complesse, non hanno più possibilità di studiare a casa perché non c'è più l'educatore,
l'educatore manca perché sono stati fatti i tagli lineari senza pensare a quelli che sono i risultati. Questo non deve più accadere. Sono Francesca Conquellucci, ho 37 anni, ho una piccola impresa. E sono sposata, ho 3 figli e sono diplomata in architettura e arredamento. Faccio parte del Movimento 5 Stelle dal 2012. In questi anni ho lavorato per alcuni progetti che poi sono stati portati avanti, però oggi, visto il mio lavoro, che essendo un'imprenditrice, vi parlo dell'impresa. E i dati e le statistiche negli ultimi anni ci mettono di fronte a una realtà difficile per quanto riguarda l'impresa. Nella nostra regione la differenza fra iscrizione e cessazione di impresa ha registrato meno 2.096 imprese. E nelle dichiarazioni di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti ci rendiamo conto che emerge la richiesta di semplificare la burocrazia e di abbassare le tasse. E la politica in tutto questo dovrà avere molta attenzione, anche perché è importante che in questi anni il Movimento 5 Stelle ha sempre cercato di potenziare la piccola e media impresa, ha creato anche un microcredito e penso che una politica fatta con il buon senso sia importante, anche perché non è un decreto legge che fa un'impresa, ma è un impresario che costruisce la propria impresa. E altra cosa che ritengo importante è che nel nostro territorio marchigiano, appunto per dare aiuto all'economia, sia importante creare il turismo, grazie al nostro territorio, ai nostri prodotti enogastronomici e anche creare eventi sportivi e culturali. Grazie. Sono Pier Giorgio Fabbri di Urbino, ho fatto l'università classica, poi sono diventato geologo e lavoro per SNAM Progetti, SAIPEM, insomma acqua per prima da oltre 25 anni e mi occupo quindi di ambiente, problematiche ambientali, che questo è il mio lavoro. Il nostro programma è puntato tutto sulla difesa del lavoro e sull'incremento del lavoro per le nostre zone. Allora, se noi puntiamo sulla difesa del territorio, vuol dire che riusciamo a valorizzare le nostre ricchezze. Le Marche hanno i 2/3 di popolazione sulla costa e poi a pettine lungo ogni vallata si snodano i paesi che arrivano fino alla montagna. Purtroppo abbiamo visto che ogni volta che succede una mareggiata, una grossa piovuta, ci sono grandi disastri e si parla di dissesto idrogeologico ormai su ogni vallata. Abbiamo 140 km di coste che sono ormai cementificate, urbanizzate, su 180 totali. Quindi una politica di consumo di suolo zero sia sulla costa che dentroterra ormai si impone. Abbiamo visto che dopo ogni grande piovuta Senigallia rischia di andare sott'acqua. Anche nelle nostre zone qua dietro, sul Foglio, sul Metauro, ci sono zone che si allagano. Abbiamo costruito vicino agli alberi. Allora, casse di espansione per Senigallia sono più di 20 anni che sono state ipotizzate e progettate e ancora non siamo stati capaci di realizzarle. E ora insomma di dare delle priorità diverse. E questo vuol dire creare posti di lavoro. Se noi creiamo una difesa del territorio capillare lungo i nostri versanti, diamo lavoro alle ditte, evitiamo le frane, gli smottamenti, l'interruzione della viabilità secondaria e abbiamo ancora il passo del Furlo che non è agibile, la Contessa col semaforo a senso alternato da più di un anno, Canavaccio Urbino con il semaforo che è ancora lì più di un anno e non sono riusciti a mettere a posto una curva. Abbiamo una viabilità che nell'interno risale al dopoguerra. Se ogni anno fosse stata sistemata una strettoia o una curva avremmo sicuramente maggiore diciamo sicurezza stradale e tutti questi lavori sul territorio avrebbero comportato posti di lavoro e ricchezza per le nostre zone. Acqua. È stato calcolato che il marchio multiservizi non riesce a chiudere il bilancio per il 30-40% di perdite.
abbiamo più di 5.000 km di acquedotti che abbiamo realizzato nel dopoguerra. Dovremmo spendere dagli 8 ai 10 milioni l'anno per ristrutturare tutto l'acquedotto. Questa qui è una cosa che noi diamo per scontata, perché arriviamo a casa, apriamo il nostro rubinetto dell'acqua, però sono cose che dobbiamo mantenere, quindi gli investimenti vanno in quel senso lì. La nostra qualità delle acque dei fiumi è scarsa, però noi potabilizziamo le nostre acque che beviamo in casa dall'80% attraverso i potabilizzatori d'acqua superficiale. Allora, i nostri fiumi sono contaminati da una cattiva depurazione dei nostri letti civili e dalla mancanza di gestione della, lo dice il piano di tutela delle acque, non è che lo dice il Movimento 5 Stelle, e dalla mancata gestione delle acque di prima pioggia delle aree urbanizzate. Ora, questi qui sono grossi interventi su cui bisogna investire per riportare una qualità decente nelle nostre acque e potenziare, diciamo, la porzione di acque che viene dal sottosuolo, con studi però seri, perché noi abbiamo riserve strategiche all'interno dell'Appennino, come quelle del Pozzo del Burano, che hanno tempi di ricarica di 15 anni, cioè l'acqua che noi tiriamo fuori dal Pozzo del Burano è piovuta 15 anni fa. Quindi bisogna fare uno studio attento per sapere quanta ne possiamo tirar fuori per stare all'equilibrio. Rifiuti, se noi passassimo al porta a porta, alla raccolta porta a porta, 1.000 comuni su 8.000 ormai in Italia la applicano, sposteremo gli investimenti dal camion e dalla discarica sulle persone che fanno la cerrita di plastica, vetro, carta, alluminio e quant'altro e trasformano questa cosa in economia, perché il Corepla, il Coreco e tutte le altre società che utilizzano queste materie prime le riparano, e anche qui si creerebbero nuovi posti di lavoro. Quindi la nostra attenzione è su questa cosa qua, perché la crisi non passerà, siamo su una crisi strutturale, vanno cambiati i parametri dell'economia e noi dobbiamo insistere sul nostro territorio. No, io volevo tornare un attimo sull'impegno etico che avete firmato e volevo capire un attimo come sarà il vostro stipendio reale, nel senso al di là di quei 2.500 euro che prenderete. E rinuncerete alla diaria quindi anche? Oppure, visto che c'è anche la possibilità, eventualmente se andrete in regione, di fare una legge per evitare i finanziamenti ai gruppi? Farete anche questo se sarete in regione? Noi in generale siamo contro gli sprechi, quindi tutto quello che costituisce spreco e che costituisce un di più per la politica, sicuramente c'è quello del Premio Italiano. La diaria, tenete presente che abbiamo candidati da Amandola a Urbino, quindi voglio dire, siamo a più di 100 km da Ancona, 150 da Alcuni. Quindi la diaria per i trasferimenti e per le spese essenziali ci sarà, però questa diaria noi metteremo tutto in rete e renderemo pubblica, non solo in rete, ma ogni 6 mesi, periodicamente, renderemo conto sia ai media che ai cittadini delle spese che abbiamo fatto. Questo non ci è richiesto per legge, lo facciamo noi perché solitamente questo succederà anche per la campagna elettorale. Noi la campagna elettorale l'autofinanziamo. E quindi già cominciamo dalle piccole spese a renderle pubbliche, in modo che la gente capisca la differenza tra noi e chi sta prendendo soldi pubblici non per fini politici e fini istituzionali. Adesso tutti si stanno pentendo, dice, è stato un disguido, però insomma, noi ci pensiamo prima. Come in Sicilia andremo a formare un fondo da gestire per il welfare o il microcredito, quindi la parte di stipendio che restituiremo, non è possibile tecnicamente rifiutarlo, andrà a costituire un fondo per l'accesso al microcredito per il welfare, il progetto non lo definiremo, però non potremmo rifiutare lo stipendio come adesso i parlamentari, non è che possono dire non mi date lo stipendio, la parte di stipendio che eccede quello che abbiamo definito e firmato, quindi sotto i 2.500 euro netti che verranno destinati a un fondo
per la regione. Volevo aggiungere che già nel 2011 il Movimento 5 Stelle ha presentato una legge di iniziativa popolare per la riduzione della, dei vitalizi e l'abolizione dell'indennità. Abolizione dei vitalizi e la riduzione dell'indennità. L'indennità noi intendevamo come indennità non forfettaria come viene normalmente, cioè come è prevista per la legge regionale, ma dietro presentazione di documenti fiscali già effettuati, quindi a rimborso, cioè nel momento in cui il consigliere spende per qualcosa, lo rendi conto e viene rimborsato della spesa effettuata, non quello invece che viene adesso, che viene dato un margine di 2.700 euro mensili per le spese da affrontare durante la campagna, comunque durante la propria candidatura. Io ho fatto domande un po' più specifiche, un po' più generali. Quella specifica su ospedali, che devo capire se quindi comunque rappresenta una priorità, capito, no al partenariato pubblico privato, però visto anche la fase di tagli che si aprirà per le regioni molto pesanti, forse diventa l'unica alternativa, e se per voi a quel punto l'alternativa diventa non farlo, per gli ospedali. Quella più in generale invece riguarda le primarie, visto che sono molte volte i 5 Stelle stati critici con le primarie del PD, ritenendole una farsa, quant'altro, cosa ne pensate delle primarie della settimana prossima, del che farà il PD la maniera regione? Rispondi per l'ospedale. Allora, per quanto riguarda l'ospedale, non ho capito benissimo la domanda, se è da sintetizzare, se siete favorevoli o meno all'ospedale unico o no. Favorevoli o meno all'ospedale unico, e se siete favorevoli, come intendete farlo? Perché i soldi pubblici probabilmente non ce ne saranno. Allora, l'ospedale unico è una trappola per quello che ti ho detto prima, nel senso che la gestione politica, l'ingerenza politica all'interno della gestione della sanità ha prodotto queste strutture. E per avere dei servizi migliori ci dicono che quello che abbiamo non funziona e quindi dobbiamo avere qualcosa di nuovo, più bello, edificante. In realtà il taglio è sui posti letto e sui servizi. Il rischio è di avere un indebitamento assolutamente iniquo e insopportabile che andrà a pesare veramente sui servizi. Quindi prima di parlare di strutture nuove bisogna prima di tutto ridurre gli sprechi. Secondo, togliere l'ingerenza della politica e lasciare che la gestione vada verso i cittadini e verso il servizio, in maniera capillare per quello che è possibile, perché abbiamo un territorio effettivamente frammentato e difficoltoso, ma deve essere raggiunto nel modo migliore e non serve necessariamente una struttura, bisogna dimostrare che serve una struttura nuova per questo territorio. Soprattutto quella proposta era assolutamente una visione politica e fantasiosa della soluzione del problema della sanità, perché va a ridurre i posti letto, a creare uno scempio. Cosa senti, i primari sono il tema fondamentale, tutti i primari? Non tutti i primari dicono questo e non ci sono studi a dimostrazione di questo. Attualmente non è stato dimostrato a nessuno che un ospedale struttura unica risolva i problemi che esistono oggi, liste d'attesa e mobilità passiva. Questo assolutamente non è dimostrato, oltre a quello che ho detto prima. L'incertezza, che è quasi una certezza, dello scempio che andrà a essere fatto sia dal punto di vista opera che dal punto di vista finanziario. Il discorso finanziario ricade sui servizi, quindi è una cosa che la politica non dice ma dovrebbe rendicontare, cioè il costo-beneficio di una operazione di questo genere deve essere valutata molto attentamente. Attualmente c'è solo il mantra che ricorre, che le strutture sono vecchie e fatiscenti, quindi serve qualcosa di nuovo. L'ospedale di Bologna è una struttura storica e funziona benissimo, non è il muro che fa il servizio ma è tutto il resto. Quindi questo per dire che quello che ci viene proposto è molto fumo e poca sostanza e poca concettualità. Il pericolo grosso comunque è garantito ed è abbastanza tracciato, è l'andare verso una privatizzazione dei servizi. Lo smantellamento delle strutture e dei servizi come sta avvenendo adesso è abbastanza chiaro. Noi assistiamo a una integrazione che non esiste tra le tre strutture che ci sono sulla costa, San Salvatore, Muraglia e Santa Croce, è una integrazione abbastanza ballerina e divertente, per cui chiaramente gli operatori sono in difficoltà, quindi la loro richiesta forse è aiutateci a far funzionare che quello che abbiamo, piuttosto che una struttura unica. Un problema di gestione piuttosto che di struttura, no? Senza considerare che gli ospedali dell'interno vengono declassati a casa della salute e quindi il cittadino di Cantiano, se non ha un pronto soccorso o un punto di primo intervento efficace,
deve essere costretto ad arrivare sulla costa, e con la viabilità che abbiamo, i chilometri che deve percorrere, non è detto che ci arrivi prima vivo, ci arrivi prima di notte se non c'è traffico. E quindi spostiamo sui due fronti i nostri interventi, perché nell'interno non si discute, ma si stanno tagliando i servizi e si sta dando in mano a Montefeltro Salute, che è molto discussa, alcuni servizi privati. Il pubblico retrocede, dice io non sono in grado di assicurarli e quindi li do a te. Ma Montefeltro Salute è una scatola più o meno semivuota, sembra che siano. Ecco, quindi apriamo la discussione non sulle strutture, ma sui livelli di assistenza che dobbiamo avere. Perché in provincia abbiamo un posto letto in meno su 1000 abitanti rispetto a quello che la normativa dovrebbe assicurarci. Quindi stiamo parlando di ordini di grandezza e giochiamo sulla vita delle persone piuttosto che parlare di nuovo cemento, di un ospedale nuovo. No, okay. Parliamo di servizi, perché la sanità è servizi. La nostra salute è in gioco, quindi un infartuato che ha preso un'ischemia in mezzo all'Appennino non può farsi un'ora di viaggio prima di essere curato, ma una parola grossa, prima di capire di cosa bisogna. No? Quindi, okay. Per quanto riguarda le primarie, noi come Movimento 5 Stelle applaudiamo al sistema diffuso di scegliere i candidati per le elezioni, quindi applaudiamo alle primarie del PD. Abbiamo tre osservazioni, o se preferite riflessioni, su queste primarie. La prima è che non è stata, come dire, un'esigenza di partecipazione democratica, ma è stata una cagnara, si dice cagnara a Pesaro, una cagnara tra esponenti del PD. Cioè, se si fossero accordati prima, sarebbe stato il candidato presidente della regione, sarebbe stato il voto del partito. Visto che si sono formate delle correnti con sostegni da una parte o dall'altra di sindaci o di esponenti del PD, si è deciso a torto a collo di fare le primarie, quindi le primarie il primo marzo, come sapete. Poi la seconda è i costi incredibili che il Partito Democratico sta, come dire, investendo per queste primarie. Io non so se qui a Pesaro ci sono già segnali con sedi elettorali eccetera. In centro ad Ancona, sto venendo adesso, ci sono 5 vetrine dei negozi del centro che purtroppo sono sfitti per la crisi economica, col faccione di Marcolini da tutte le parti. Ieri mi è arrivata nella cassetta della posta il volantino di Ceriscioli, quindi voglio dire, l'investimento nella politica, cioè la politica fatta con i soldi, continua ad essere privilegiata rispetto alla politica fatta dei contenuti. Infine, un appunto, voglio dire, anche Marcolini e gli altri stanno dicendo, cioè, io votate per me per cambiare la regione, ma dove sei stato fino adesso? Cioè è stato in regione 20 anni questo, votate per me per cambiare la regione, per cambiare le cose, 30 anni? No. Quindi voglio riscontro come io spero che gli elettori abbiano la memoria un po' meno corta e valutino queste cose. Però ecco, le primarie è una prassi che noi condividiamo. Poi se votano i cinesi, il punto dei cinesi. Non l'ho detto io. Grazie. Grazie a voi. Grazie.